Benvenuti nel canale. Se il video è di tuo gradimento puoi farcelo sapere con un mi piace. Raff racconta al secolo Raffaele Riefoli. Ricorda il difficile periodo che lui e la moglie Gabriella Labate, ex star del Bagaglino, hanno trascorso a causa di una grave e rara malattia. Il cantante ha raccontato al Corriere della Sera, spiegando che nonostante siano stati anni difficili e instabili, se si guarda il bicchiere mezzo pieno, sono serviti a cementare ulteriormente un matrimonio che dura da 27 anni. Abbiamo trascorso 5 anni straordinari, ha detto l'artista a battito animale, per non parlare della paura e del senso di insicurezza. Ma ne siamo usciti rafforzati in molti modi. Soprattutto siamo usciti dalla nostra unione e complicità. E soprattutto grazie ad essa, non abbiamo dovuto trasmettere la nostra angoscia ai nostri figli. L'incubo è iniziato quando Gabriella ha sviluppato un coagulo di sangue in una vena cava. Una vena che porta direttamente al cuore. Ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Al Policlinico Gemelli Le è stata fatta una terribile diagnosi di una patologia molto rara. Un attacco ha mostrato che la trombosi non era l'unico problema. Doveva essere rimosso immediatamente. Un mese e mezzo dopo, uno specialista spiegò all'abate che si trattava di una condizione molto rara. In pratica, avevo quella che io chiamo una cosa aliena, che cresceva dall'utero alle ovaie, ramificandosi attraverso le vene ovariche fino al cuore, ha spiegato l'abate in passato. Con un'operazione speciale, l'utero e le ovaie sono stati rimossi. Poi è stata eseguita un'altra operazione al cuore. Questo le ha lasciato una grande cicatrice dal petto all'inguine. Oggi, però, Gabriella si sente bene, e Raff è tranquillo. Dopo giorni di ansia e di paura dietro l'oscurità è apparsa una luce. Raff, che rimane al Corriere, ricorda la prima volta che ha incontrato Gabriella. Erano entrambi ancora giovani. Lei era una ballerina di Bagaglino, e soubrette, ospite del programma musicale della Rai. E per il cantante fu amore a prima vista. Sono sempre stato un talento naturale, e ora voglio vivere con la mia famiglia per gli anni a venire. È una cosa che non avrei mai immaginato. Canale Fabio Pecce.